Amici 2020, finale. La vittoria scontata di Gaia Gozzi. Amici 2020 è ormai giunto al termine con la finale di questa 19esima edizione. La puntata è iniziata con la presentazione della giuria, che ormai è sempre la stessa, e una presentazione molto particolare dei quattro concorrenti rimasti in gara. Maria De Filippi ha parlato con Giulia, Gaia, Javier e Nicolai, dedicando a loro delle bellissime parole. Dopo l'incoraggiamento della conduttrice di Amici 19, in studio arriva Alberto Urso, il vincitore della precedente edizione. È con il cantante che viene mostrata ai ragazzi la coppa. Alberto ha fatto un bellissimo discorso ai concorrenti e ha voluto spendere anche alcune parole per gli eroi al tempo del coronavirus. E a proposito di questo, prima di entrare nel vivo della gara, nello studio è partita una clip in cui moltissimi cantanti si sono riuniti da casa loro per cantare insieme Un senso di Vasco Rossi. Da Alessandra Amoroso a Fiorella Mannoia, passando per Michele Bravi e Giordana Angi, fino ad Annalisa e Fabrizio Moro. Tanti gli artisti che hanno partecipato, grande emozione. È tempo di gara ed è Gaia ad aprire le danze cantando Because Tonight. Si esibisce poi Javier. Doc's Day Are Over per Giulia e si chiude con la performance di Nicolai. Le due cantanti si esibiscono poi in una comparata voluta da Stash. E comparata anche per Javier e Nicolai. Per il primo girone dove hanno votato Televoto e Bar, Gaia è prima, seguono Javier e Giulia. L'ultimo in classifica è Nicolai e il ballerino deve lasciare il programma, è il primo eliminato della finale. Questo significa che Javier è il vincitore della categoria danza e a lui spettano 50.000 euro. Javier ha dichiarato che 15.000 saranno di Nicolai. Gabri Ponte aveva proposto delle prove performance anche per le due cantanti e Giuliano Peparini ha lavorato quindi anche per le esibizioni di Gaia e Giulia. Gaia ha ballato dando il meglio di sé con la sua scega. Poi il quadro di Javier. Giulia non si è mossa troppo, imbattuto bene, ma sicuramente è stata d'effetto. C'è da dire che in collegamento per la finale di Amici ci sono anche moltissimi giornalisti che dopo ogni esibizione palesano il loro pensiero ai concorrenti. Gaia si è esibita ancora con l'emozione non a voce, Giulia con Bella senz'anima e la sua interpretazione non viene molto apprezzata dai giornalisti. Come di consueto il momento Rudy Zerbi con Albano e Romina Power non ha fatto eccezione nemmeno per la finale del talent show. Questa volta il prof di canto è stato letteralmente appeso in aria per poi finire in una vasca piena d'acqua. Risate garantite. Esibizione dopo esibizione il televoto è stato chiuso e questa volta a influenzare sarà la giuria composta da Gabri Ponte, Vanessa Incontrata e Alessia Marcuzzi. Il primo classificato andrà direttamente in finalissima, mentre gli altri due si sfideranno al ballottaggio. Ad andare direttamente alla finalissima è la cantante Gaia. Dopo essersi sfidati a colpi di danza e canto, è il momento per Javier e Giulia di scoprire chi tra loro due potrà sfidare Gaia per la vittoria e chi invece è il secondo eliminato della finale e dunque il terzo classificato. Insieme al televoto si sono espressi tutti i professori di Amici 19. È Giulia a dover lasciare il programma e la cantante scoppia in lacrime perché ha paura di non essere arrivata come avrebbe voluto. Per Gaia e Javier è tempo delle ultime esibizioni, prima di vedere la carta del vincitore, con il volto di chi ha trionfato tra i due. Per la finalissima a decidere è soltanto il televoto. Javier danza, Gaia si cambia e si veste di un bianco angelico per cantare e ballare la sua Coco Chanel, poi ritorna in nero. I due concorrenti sono instancabili e si esibiscono senza sosta, tanto che Maria De Filippi, vedendo il ballerino stanco, chiede a Javier se vuole proseguire ancora perché la gara potrebbe anche già concludersi. Sono ancora tre a testa le prove, ma Javier, con il consenso di Gaia, chiede una nuova esibizione prima di terminare la sfida finale. Maria De Filippi chiude ufficialmente il televoto e in studio arriva Giuliano Peparini con la coppa della categoria ballo per Javier. Ma ci sono tanti premi da consegnare e ritornano anche Nicolai e Giulia. Il premio Team Music per i brani più ascoltati viene assegnato a Gaia Gozzi. E Coco Chanel l'inedito più ascoltato.
il premio team della critica di 50.000 euro, deciso dai giornalisti, viene invece assegnato a Javier. Tutti e quattro i finalisti ricevono poi anche il premio di Marlù di 7.000 euro a testa. Ma nello studio di Amici 19 è il momento più atteso della serata. La carta con il nome del vincitore. La conduttrice ha spiegato a Javier e Gaia che quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria, le cose saranno un po' diverse. La coppa non verrà consegnata, ma messa su un tavolino e la potrà prendere solo il vincitore. Ci saranno comunque i coriandoli, ma nessuno potrà abbracciare nessuno. A vincere la 19esima edizione è Gaia Gozzi, che si butta per terra per l'emozione e l'incredulità. La cantante scoppia in lacrime e non riesce nemmeno a parlare per la gioia. Avrà ringraziato almeno 50 volte. Gaia ha abbracciato tutti virtualmente e in lontananza anche Maria De Filippi. Sicuramente una grande vincita per Gaia. E voi, che cosa ne pensate di questa puntata finale di Amici di Maria De Filippi? Anche voi credete che la vittoria di Gaia Gozzi fosse già annunciata da tempo? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.